organizzare anche una forma, cioè, e qua ci dobbiamo muovere culturalmente. Perché non eseguire questi canti non vogli fare? Dopo la lettura, dopo l'oratio post evangelium, abbiamo detto la preghiera dopo il Vangelo, c'era la dimissio catechumenorum. L'ho detto il discorso della chiesa divisa, cioè i catechumeni stavano più bassi, che non vedevano manca il prete che diceva che continuava la messa. O come vedremo, speriamo di arrivarci, il discorso della settimana santa. Poi cerco di approfondire qualche cosa che è molto importante. Una particolarità, il discorso, il darsi segno di pace è stato reintrodotto con il Vaticano II, d'accordo? Prima nella messa latina non si diceva la pace sia con voi, eccetera, è stata reintrodotta e noi la tenevamo a Benevento l'offerta della pace, d'accordo? Già la tenevamo a noi, che addirittura si diceva offerite vobis pacem e si rispondeva in nomine Christi, cioè datevi la pace in nomine Christi, cioè c'era già una forma diversa. Un'altra particolarità, e chiudo questo tipo di discorso della messa, era Agnus Dei, l'agnello di Dio. Agnello di Dio abbi pietà di noi, agnello di Dio che togli peccato abbi pietà di noi, agnello di Dio donaci la pace. Nella messa nostra che dicevamo una volta sola, agnello di Dio che togli peccato del mondo, la dicevo in latino, abbi pietà di noi. Dopo lo scisma del 1054, lo scisma d'Oriente, noi diciamo scisma d'Oriente, però gli orientali dicono scisma d'Occidente e ci rendono pan per focaccia, che dal 1054, salvo alcuni periodi brevi, non è avvenuta la riappacificazione tra Oriente e Occidente. Quando Roma ha deciso di riaffermare anche a Benevento la cultura occidentale e benedettina, adesso inizia il discorso anche benedettino, che avvengono che tutte le funzioni vengono trascritte, ricordate quando diceva prima cancellatura, seconda cancellatura, terza cancellatura, cioè e andare a fondo del primo testo originario è abbastanza complesso, cioè, quindi diciamo, vedete che cose sono successe nella storia? Evidentemente qualcuno che doveva trascrivere nella forma occidentale le cose che stavano scritte anche in greco si era rotto talmente le scatole che addirittura ha lasciato qualche cosa in greco, d'accordo? E nella liturgia del Venerdì Santo evidentemente o erano difficili anche da trascriversi o c'è stato qualche motivazione e abbiamo alcune antifone addirittura in greco, ancora ci sono salvate, addirittura ci sta la proschimenon, la ton staurion, cioè. Poi qualche dubbio che può leggere questi testi stanno pubblicati, anzi se lo va a scaricare così paga pure 5 euro. Vabbè. Dopo la messa di Natale e Santo Stefano e dopo il vuoto, spiegabile probabilmente con la liturgia dei presantificati che segue nelle fonti, i manoscritti superstiti registrano che le cerimonie che funzionano nel discorso della settimana santa. Il più grande studioso del discorso della settimana santa, e questo mi pare già Benedetti Cenno, è un monaco benedettino, Torrene Esber, quello che a conclusione, quando analizza il sabato santo, descrive il sabato santo, pure lui evidentemente si è rotto le scatole e domanda: ma San Benedetto che messa diceva? E lui diceva la messa in greco. D'accordo?
dobbiamo rivedere proprio tutta la concettualità delle cose. La settimana santa iniziava con la Domenica delle Palme. Una particolarità della nostra Domenica delle Palme è che era che tenete presente la chiesa vuota, tutte quelle cose, eccetera, che già fanno funzione di per sé, e che dopo il canto di una parte dell'ufficio divino dell'ora terza c'era una curiosa benedizione dell'acqua. A che serviva, francamente, non me l'ho domandata neppure. Però Roma non la teneva. C'era benedizione dell'acqua seguita dal canto di terza, la processione a una chiesa secondaria, cioè la chiesa principale, il vescovo o l'officiante, si partiva dalla chiesa più importante e andava alla chiesa minore, la chiesa meno importante, dove avveniva la benedizione delle palme. Adesso si fa a 50 metri dalla chiesa, eccetera, si fa. Prima c'era proprio un passaggio per mostrare l'importanza della chiesa principale. Vedete, avevano delle funzioni, cioè avevano anche un fatto di insegnamento. Una logica avevano. Avevano una logica. Lo spirito che si trasferisce. Terzo punto, la benedizione delle palme, la loro distribuzione nella chiesa secondaria, la processione di ritorno alla chiesa principale, c'erano dei canti litanici, delle litanie, eccetera, eccetera, e c'era la messa. Un codice che sta in Lucca, il 606 di Lucca, fornisce un ulteriore segno di arcaicità del rito beneventano. Fa recitare terza nella stessa chiesa della benedizione, cioè nella chiesa secondaria. Contamina poi i riti di Benevento e di Montecassino, vedete Montecassino si è tenuta ai margini di Roma e ai margini di Benevento, facendo eseguire prima le litanie, poi l'antifona introito, sincientes, cui seguono rogazione e la lettura del libro dell'Esodo e il canto del Vangelo. Solo a questo punto segue la vera e propria benedizione delle palme, con qualche orazione, una o due, cantata in modum prefazionis, la distribuzione dei rami, la riformazione della processione, eccetera, eccetera, eccetera. Io qua tengo segnati i canti che facevano, ci stanno pure i nomi, si è riusciti a ricostruire tutto del campo. Vi dicevo che la presenza della benedizione del campo ha una residualità, e qua mi piacerebbe che ci fosse Paola di Giannantonio, ecco, è una residualità pagana nella liturgia. La presenza del campo è una residualità pagana, lascerebbe intendere a una residualità pagana. Lunedì e martedì e mercoledì santo avevano, dal punto di vista della ricostruzione delle funzioni, relativamente scarsa importanza. Importanza maggiore riveste giovedì, venerdì, il triduo più importante, che nella funzione del giovedì santo era messo ben in evidenza il Kelly, si andava a completare con un curioso rito detto del mandatum. Per quanto riguarda la prima parte della funzione religiosa, la messa per il giovedì santo, Don Esbert parla di una lacuna del manoscritto 10.673, più dolorosa di quella che, diciamo, si può ricostruire poco la funzione del giovedì santo. Sappiamo solamente che rispetto ad alcune corrispondenze del milanese, mentre il milanese ancora conferma
un discorso diretto, vadi nunti, non tibi occurrit, reliquit te, il rito beneventano aveva vadit, là c'era il discorso diretto, vai, andava, cioè c'è alcune, però le parole sono le stesse, c'è solamente il cambio del discorso diretto dall'indiretto. È interessante conoscere anche l'ordo del mandato, almeno secondo il manoscritto di Lucca. Finita la cena, finita la funzione religiosa, gli assistenti del vescovo tornano al capitolo e iniziano il mandato. Dopo che si sono lavati i piedi, debbono lavare pure i panni con cui sono stati asciugati i piedi. Cioè, riusciamo ad avere alcune indicazioni abbastanza precise. I frati spogliano l'altare, poi spogliano l'altare dopo che hanno fatto questo, cioè, e la chiesa rimane completamente. La cosa più importante, una delle cerimonie più importanti, è quella del Venerdì Santo. Per il Venerdì Santo siamo effettivamente informati, poiché il rito del Venerdì Santo è dettagliato in un ordo del Vaticano Latino 10.673. Vedete quanti si è dovuto studiare per cercare di ricostruire il più possibile le cose. Per prima lo scrivano scrive una serie di rubriche e di canti, mescolando materiali romani, beneventani ed altri. Vi ho detto qui che è la terza fase. Seconda fase, ricostruzioni storiche che andrebbero fatte, cioè per capire bene se andrebbero ricostruite proprio tutti i passaggi bene. Però c'è una lacuna tra un foglio e un altro, ci mancano tre o quattro pagine per cui saltano alcune cose. E include tratti, lezione, il trisagion in greco e latino, con popoca meus. E vi ho detto di quelle antifone che sono rimaste in greco nel Venerdì Santo. Molte funzioni, le funzioni del triduo dei tre giorni più importanti, giovedì, venerdì e sabato santo, iniziavano sempre dopo l'ora terza. Perché si diceva la passione secondo Matteo. Non si dica Dominus Vobiscum. Il Venerdì Santo non si dice che Dominus non è più Vobiscum, è morto. È morto, il Venerdì Santo è morto. Quindi non si deve dire Dominus Vobiscum. E neppure lezione del Santo Reggio, Santi Evangeli, Secundum, eccetera. Si deve attaccare da una parte e si deve dire. Fatta l'ora sesta, tutti tornano in chiesa, cioè proprio le funzioni erano staccate, erano tenute staccate, non c'era una funzione ben definita. Si faceva una cosa, cioè si faceva c'era la distinzione delle cose. Finita questa trazione, si canta l'antifona greca, si canta tre volte l'antifono greco pantata, tutto panta, passapanta, tutto. I corrispondenti romani, omnes gentes, cioè, vedete che finita la passione secondo Matteo, il presbitero, il prete, con le vesti dei sacerdotali inizia la funzione vera e propria. Tutti devono mettersi in ginocchio, eccetera, eccetera, eccetera. Non si fa neppure la comunione il Venerdì Santo. Diventa così possibile condividere, sottolineandone chiaramente di forte austerità e di evidente arcaicità, il fatto che
Il venerdì santo, il rito del venerdì santo è relativamente chiaro e consiste in due separati ma simili funzioni a seconda del ruolo, terza e sesta. Ognuna consiste nell'adorazione della croce, in una messa particolare seguita dal responsorio e, sono termini tecnici, la solenne preghiera alla comunione dei presantificati e il canto del Vescovo, o la terza o la sesta, e si chiude con i canti del Vescovo. Da questa funzione estremamente semplice, estremamente, diciamo, al chiuso, estremamente oscura della morte di Gesù Cristo, passiamo al Sabato Santo, che è la funzione massima che riusciamo ad avere. Una delle cose più importanti, cerco di seguire altri discorsi, era l'uso, e questo era perfettamente solamente meridionale o longobardo, l'uso di un particolare rotolo liturgico. Erano lunghi circa 9 metri. Il diacono leggeva, c'era il testo, e da questa parte, mentre scendeva, lungo 9 metri, si mette sul gambone e scorreva, mentre scorreva, si vedevano le figure. C'era una specie di cinema. Tua insolet salutori. Gaudeat et lustantis irradiata fulgoribus, et eternis regis splendore. Vi leggo solamente questo che me lo sono trascritto oggi, perché sono molto, molto importanti, e chiudiamo, ho cercato di saltare molto, è nello studio di tali strumenti liturgici che fanno registrare evidenti e sensibili cambiamenti, e questi, pur imposti, furono accettati, che possono individuarsi i vari adattamenti alle suscitate condizioni politiche, se è vero che degli esultet di Troia sta ai mari di Foggia, mentre il primo, quello più antico, riporta nelle sue formule finali una espressione: memorare Domine, famulo tuo, imperatore nostro, Ilio et Deus esercitu universo. Ricordati, Signore, dell'imperatore nostro, quindi la sudditanza dall'imperatore d'Oriente, dall'imperatore d'Italia. Di chiara ispirazione greco-imperiale, e che ben lascia intendere i riferimenti culturali e religiosi di un lunghissimo periodo, il secondo rotolo, datato intorno alla metà del XII secolo, e con evidente riferimento all'avvenuta incoronazione a Palermo di re Ruggero da parte di Anacleto II, 1130, lo scisma di Anacleto II, 1130-1138, Anacleto II va incoronato a Palermo, che Ruggero si allea con i Normanni, eccetera. In questo secondo rotolo, ed è avvenuto il riconoscimento del potere normanno, riporta su un'abrasione, cioè prima una cancellatura di quello che c'era scritto prima, la seguente invocazione: memorare Domino, famulum tuum, Regem nostrum illum Deus exercitum universum. Ricordati del re. Non c'è più l'imperatore, c'è il re. Vedete? Si riconosce il cambiamento politico. Si cancella il vecchio e si mette e si sovrappone, diciamo. Ecco l'importanza di certe particolarità. Tali cambiamenti
ma anche la evidente persistenza delle liturgie più antiche, cioè si è mantenuto comunque l'uso del rotolo, d'accordo? Possono essere desunti dal fatto che riguardo al Resultat 2 proveniente da Mirabella e Crano, un altro animo, sappiamo che era usato nel XIII secolo da una nota mnemonica databile tra il 1254 e il 1258. Vedete, stiamo all'epoca di Celestino V. Vedete, segnatevi questo appunto perché è importantissimo. 1254-1258, l'epoca di Manfredi e di Corradino, eccetera, di Svevia. Stiamo ai tempi di Celestino V, ancora c'era l'uso del rotolo, e abbate affaifoli, usa il rotolo Celestino V, usa il rotolo, usa la liturgia nostra. Vedete come sono importanti certe connessioni? Da una nota mnemonica presente nella sezione 6 del rotolo, che tu hai in sezioni, eccetera, 9 metri che devono scorrere, cioè questo deve leggere tutta la... che lascia trasparire come le commemorazioni liturgiche opportunamente aggiornate testimoniano la nuova situazione politica del territorio, rendendo omaggio alla casa svela. Il potere religioso che si asservisce al potere civile, cioè cerca di usare il potere civile. Qua si possono fare diversi commenti. E sempre per quanto riguarda i rotoli del Resultat, ma in questo caso è possibile riscontrare anche un riferimento al mondo monastico, specialmente femminile, oltre alla circolazione ed ai rapporti anche liturgici tra i singoli monasteri, di tali preziosi documenti, quello dei cambiamenti modernizzatori registrabili per Troia non furono i soli. Difatti, il manoscritto del rotolo di Esultat Vaticano Latino 98-20, generalmente considerato il più antico esistente, e commissionato tra il 981 e il 987, o poco prima, da un certo Giovanni, presbitero e rettore del monastero femminile di San Pietro Estramuros a Benevento. Vedete, abbiamo tutta l'organizzazione, un monastero femminile con l'abate, è responsabile un presbitero esterno di quello che non solo. Il monastero San Pietro Estramuros di Benevento è il più antico monastero di cui si ha notizia a Benevento, ed è femminile. Esiste ancora? Penso di sì. Anche se qualche traccia ci dovrebbe essere ancora, perché non, se non vado errato, dovrebbe stare in una certa contrada olivola, che so pure dove sta, però traccia del monastero ci sono stato, ho cercato pure di girare, non ne ho trovato. Si lascia pensare che il monastero femminile, le donne hanno più pazienza, ed erano le donne che conservavano e trascrivevano le cose. Vedete come, da un certo Giovanni, presbitero del rettore del monastero femminile di San Pietro Estramuros a Benevento, per farne dono a quella che è la più antica e importante dipendenza dell'abbazia di San Vincenzo Apostolico, cioè quella è la dipendenza di San Vincenzo Apostolico. Se dipendeva da San Vincenzo Apostolico, exultet iam angelica turba celorum. Anch'esso, a poco meno di due secoli dalla stesura, subì un complesso intervento di revisione che ne alterò senza rimedio l'assetto originale. L'antica Lezio Beneventana fu parzialmente erasa e sostituita dalla versione romana del canto.
Tale modifica comportò una laboriosa revisione del ciclo iconografico, secondo della Gitaria, tanto dopo dovevano... Questa travagliata vicenda storica, cui rimonta anche la dispersione di alcune parti della struttura originale, è all'origine delle molte difficoltà che ostacolano l'artista. Vedete che il discorso, queste ultime parole, a parer mio, mi mettono i brividi. Se pensiamo il discorso delle due storie, la storia vera e la storia falsa, eccetera, di cui eccetera. Vedete perché è andata avanti la storia falsa? Il vincitore ha fatto sempre quello che ha voluto. E così possiamo pure chiudere questa sera. Fondatore della Basilica San Vincenzo, parto da dettaglio. In un periodo in cui Monte Cassino non c'era. Erano beneventani. Non solo. San Pietro Estramuros, che sorge nel 670, 665, cioè la datazione è quando Monte Cassino non c'è. Nasce a Benevento, rifonda Teodorata, che è reggente, eccetera. Teodorata fonda contemporaneamente, o quasi contemporaneamente, anche Santa Maria del Castagneto, l'Annunziata di Casalciprano, e Sant'Angelo in Altissimis sopralucito. D'accordo? Potevano essere benedettini. A questo punto mi viene più sospetto che fossero monasteri femminili, almeno Santa Maria del Castagneto, perché pure Faifori potrebbe essere monastero femminile. Però...